Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Watch Dogs 2. Vorrei sprecare un attimino per farvi una domandina veloce veloce. Allora, questo video l'ho registrato nella precedente sessione, quindi è una missione secondaria, esattamente come quella del video precedente. E nel video precedente però mi è stato chiesto di non eseguire le secondarie, di fare soltanto le missioni principali. Allora, per me non cambia nulla, quindi vorrei sentire appunto voi se ci tenete a vedere un po' anche le secondarie. Non farò quelle viola perché ho notato che sono proprio ripetute, sono proprio le stesse missioni rifatte, quindi quelle non le farò. Però quelle arancioni le avrei fatte perché comunque il gioco è anche missioni secondarie, cioè sono un pochino ripetitive. Come avete visto, questa dei cartelloni era una secondaria ed effettivamente era un po' ripetitiva, però questo è il gioco, io le avrei portate. Forse avete ragione voi, è meglio evitarle, però vorrei sapere dalla maggior parte, o comunque da chi segue la serie, cosa preferite vedere. A me non cambia nulla. Detto questo, andiamo a fare una secondaria, perché ormai l'avevo registrata e quindi ve la prendete. Tra l'altro è stata divertente, mi è piaciuta. Buona visione. Allora, io farei la sfida di Eckhart. Cos'è? Dawn of the Dead Sec. Supera per la prima sfida di Eckhart. Qui cosa vendono di bello? Gli affari sono una cosa seria. Non fate Vendi tutti gli niente. oggetti di valore. Marcus, la nostra rete di follower continua a Ok. espandersi. È solo merito tuo. Hai dato il via a tutto. Il Dedsec era un gruppo di idealisti prima che tu lo trasformassi in un movimento. La gente sfoggia i tuoi disegni, ripete i tuoi slogan. Hai davvero creato un movimento. Grazie, Marcus. Ma ricorda che c'è uno scopo dietro. Non sono qui per il mio ego. Io voglio che la gente si svegli, cazzo. Hanno dormito per un bel pezzo, ma ora è finita. Sì, oddio. Va bene. Ora è finita. Non ce n'è più per nessuno. Adesso io voglio questi soldi, però me li avete fatti vedere e me li dovete dare. Cioè, non è che potete tenerveli. Dove li trovo? Là dentro? Vai, robotto. Sono tutti tuoi. Confido in te. Vai, robotto. Piano il robotto, che questo è cattivo. Passa, passa, non posso passare qua sotto. Pattum. È ancora vivo quell'uomo lì? Non ci credo. I miei soldi dove sono? Però vedete, è stato un buon distrattivo, nessuno mi ha visto, ma i miei soldi dove sono? Sono sul tetto? Salve signorina. I miei soldi dove sono? Signorina, lei lo sa, lo so che lei lo sa. No, non mi guardare, no, non mi guardare. Non ce la potrei fare mai. No! Esco dietro la signorina. Vai, tira un sasso alla signorina. No! Va bene. Devo salire lì sopra. Forse basta anche solo far così. Posso salire qua? No, non l'auto, non l'auto, Marcus. No, non l'auto. Il pullman. Secondo me è comunque troppo alto, ma proviamo. Qui non c'è un cazzo, proseguo. Non No, vedo andava niente. bene, ok. Vado a vedere di là. Ottimo. È qua sopra? Sì, eccolo qua. Tiè. Mamma mia, quanti soldi! Sono extra ricca. E dai, con sti tuffi di testa. Ma no. Me ne sono andato col malloppo. Col malloppo me ne sono andata. Tutti ve li ho fregati. Tutti. Ma perché se c'è un palo in mezzo all'inferno io lo vado a prendere? Non ho capito. Salve. Salve, salve. Ah, c'è il cartino. Pensavo di dovermi portare la moto. Devo andare col cartino? Ciao amico, fai fare la gara col cartino? Mi arrendo. Non posso continuare. Lo vado io. Studio alla Oakland Advanced Tech. Partecipiamo alla Noodle di Kart Challenge, ma perdiamo sempre. Non Vinco riusciamo a io. battere le scuole più prestigiose, specialmente Stanford. Hanno alle Non so spalle dei le grosse buffoni, città Stanford. tecnologiche. Noi solo Oakland. Non c'è speranza. Ehi, Oakland ha energia e grinta. Oakland può farcela, sì. Io sono di Oakland. Mi Ah, dispiace, ecco. ma pensi, vuoi essere il nostro pilota? Sul serio? Certo. Qualcuno deve farlo. Ci sto, mi chiamo Marcus. Piacere di conoscerti, Marcus. Io sono Taylor. Buona fortuna per la prima gara.
Certo che io capisco perché perdete. Prendete il primo pirla che passa come pilota. Io potrei non avere neanche la patente, non saper neanche usare la bicicletta. Non lo possono sapere. E vuoi essere il nostro pilota? Va bene. Non vincerete mai così. Dovete cercarvene uno fiero di pilota. Come me, ma vi è andata bene. Siete stati fortunati. Guarda che figo! Ma sono tipo quelle macchine con i pannelli solari. Queste cose che ho da parte sono pannelli solari? Sì, ma me ne hanno dato una rotta, scusate. Vanno tutti molto più forti di me. Ma me ne hanno dato uno rotto? Scusate? Sono sulla strada. Il problema è che vanno tutti molto più veloci di me. Taglio tutto, taglio tutto. Taglio... No, no, no. Non esageriamo. Taglio un pelo. Ma non troppo. Scusi, eh? Mi scusi, eh? Salve. Quanti giri ho? Non lo so. Vorrei vincere se è possibile. La signorina starà dietro. Beh, caschi il mondo, la signorina starà dietro. Taglio, ma non è vero, non l'ho toccato mai quel coso lì. Posso prendere la scia? Dai, almeno la scia fammela prendere. Già che c'ho un catorcio rispetto agli altri. In curva, in curva. Fatto. Oh, sentite, me ne hanno dato uno che non funziona. Cioè, palesemente rotto questo coso qua. Ancora che non glieli hackero, non posso. Meno male che si picchiano. Poi anche loro si picchiano, vedete? Cioè, è così che si fa qua. Non posso hackerarli, pattume. L'avrei fatto volentieri. Dai, l'ultimo giro. Devo fare qualcosa di produttivo. Tipo buttarli tutti fuori strada. Aia, ho preso male la curva. Non ce la farò mai, dai. Non ce la farò mai. Dai, guarda, non li prenderò mai. Cioè, proprio non li posso prendere. Non è, matematicamente non lo posso fare. Non so se si nota. Matematicamente non ci posso arrivare mai. Poi se c'entro tutto quello che c'è sulla mia strada. Oh, bisogna essere inventivi nella vita. E sfruttare quello che si ha. Soprattutto. Sfruttare quello che si ha. Ovvero il cervello. Vabbè, siamo terzi. Siamo sul podio. Va bene così. Oh, ragazzino. Ma dovevo vincere per forza? Terzo non va bene? Visto che intendevo, non li batteremo mai. Se riuscissi a trovare una batteria decente, aiuterebbe molto alla partenza. Sì, hai ragione. Ah, ok, allora. Cioè, oddio, ragazzi, si poteva vincere. Tagliando tutto, si poteva vincere. Però, vabbè. Va bene, vado a trovare una batteria. Dove la trovo, però? Posso fregarmi? No, ma sono troppo lenti. Posso fregarmi? La mia moto dove l'ho lasciata? Scusate, non era qua. Ah, giusto, se avvii la missione te la mangiano la moto. O il veicolo che stai usando, comunque. Quindi... ne devo trovare un altro. Maledetti. Piuttosto, devo andare molto lontano? Ok. Ah, là c'è una moto, vado. Io ho il radar per le moto, è inutile. Vado, vado. Salve. Ah, la devo rubare proprio? Bene, speravo che per una volta fosse qualcosa di legale. Scema io che ci speravo. Cambio visuale, tieni, provoca. Provoca. Fatto un bel saltino, però mi serviva un distrattivo ed era l'unica cosa che c'era, mi spiace. Che poi loro non si fanno tanti problemi ad uccidermi, quindi mi spiace fino a lì. Non ho sentito nessuno. No! 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 Ci ho provato. Va bene, devo entrare io. Non voglio morire. Apri.
Io dovrei farcela facilmente perché qua non è troppo in alto. Qui non c'è niente, via. Ecco, ok, infatti. Ecco fatto. Me la scappo, me la scappo. Via, via. Signorina! Ho azzittito la signorina in qualche modo, ma va bene uguale. Ci siamo, ho la batteria. Fantastico, portala. Vediamo se ci dà una mano. Da sta fatica devo fare. Per entrare all'interno di un cancelletto, poi. Manco dici, cioè, guardate, è alto un metro sto cancello. Basta far così, non devo neanche alzare il cassone. Cioè... Marcus! Marcus! Ma tu guarda. Hey Taylor, ecco la batteria. Giusto in tempo. La installeremo mentre ti prepari a guidare. Andiamo. Questa volta do una pista a tutti. Mamma mia, basta una buona partenza, vedi tu? Li batto tutti. Guarda che bello, beh. Tiè. Adesso va molto meglio, porca miseria. Me non devo recuperare 8 ore di distacco. Ma che roba? Una scheggia. Ci siamo, ci siamo. Una scheggia. Ma porca miseria. Ma vabbè, io non so guidare, ma quelli sono dettagli. Stavolta non barerò, promesso, neanche una volta. Spero. Vabbè, guardali, vabbè, dai, guarda questo, contromano. Guardali, disgraziati, disgraziati. Vabbè, ma è una corsa studentesca e non pensavo fosse così violenta, madò. Ma io non lo so sta gente, 3 giro da fare, sono terza. La telecamera è fastidiosissima però, perché non segue l'auto, è quello il problema. Quindi, tipo nella chicane di prima era fastidioso. Guardate, io dovrei curvare con la telecamera che non inquadra la strada, cioè è fastidiosissimo. Adesso però là nella chicane li lascio da soli, si sono tutti tamponati. Guardali, guardali che pazzi. Sta chicane è fastidiosissima. Guarda la telecamera, mamma mia. Via! No, dai, non fare non fare lo schifoso, sai? Però nonostante tutto, quello è il mio punto forte. Cioè, hanno già superati 3 in quel punto lì. Alcuni si sono suicidati, ma molti... Li ho proprio superati. Guarda come taglia la curva per avvicinarsi tantissimo. Ti prendo, sei mio, sei mio. Non fare lo schifoso, però, eh. Dai, oh, no, dai, oh, no, dai, oh. Ma siete pazzi? Siete pazzi? Non ci sono. Al photo finish! Ho vinto? Oh, ma sti pazzi? Squalificateli tutti, guardateli. Cretini, incoscienti. Ma io non lo so, beh. Riusciremo a vincere altre gare. Al photo finish. Beh, per migliorare le prestazioni bisognerebbe potenziare il processore della macchina. Ma dalli in manovrecci un secondo, vedi tu. Di velocità per te. Ecco, vedete, oh, ho vinto! Ho vinto per pochissimo, sono un dio. Grazie, grazie. Era tutto calcolato. Tantissimo. Allora, io direi, perché non prendiamo questo aggeggino e lo diamo in manovrecci? Avremmo risolto il 90% dei nostri problemi. Ma veramente, non sto scherzando. Cioè, farebbe tutto lui. Ci darebbe in mano uno shuttle, probabilmente. Mi frego, ma cosa mi sto fregando? Un chip di cosa? Ma perché mai un chip era appoggiato qua in un negozio di robe per bambini? Non ho capito. Qui qualcosa non quadra, mi stanno prendendo in giro, qui qualcosa non quadra. Ok, dove siamo? Ah no, è lui? Devo parlare con lui? Sì? In quest'ultima gara ci giochiamo tutto, ma... Ok. Lascia fare a me. O la va o la spacca. Hai l'occasione di battere i grandi nomi una volta per... Ma li ho battuti anche prima, veramente. Ma li ho battuti anche prima, veramente. Vai, vai. Stavolta li bruciamo tutti. No, aspetta. Oh, oh, siamo partiti pianissimo. Che è successo? Ma non dovrei aver messo un altro potenziamento, scusate?
Sì, beh, ok, ho già recuperato, però siamo partiti veramente lenti. Ma vai via tu. Siamo in testa, alla prima curva. Oh, beh, insomma, prima no, però insomma. Cioè, la partenza però è stata veramente, forse più lenta della prima che abbiamo fatto senza i potenziamenti. Vado. Se vado. Non mi vedono mai più. Cosa? Curva gomito. No, dai. Ma questa signorina è arrivata derapando in modo fichissimo. Voglio farlo anch'io. Nel prossimo giro morirò malissimo in quella curva lì cercando di derapare. No, lei sta dietro. Lei non ha capito che sta dietro. Lei non ha capito che vinco io, punto. Ok, gli ho dato un po' di distacco. Che mi servirà per sbagliare l'ultima curva. Attenzione tutti, che morirò male in quella curva lì. Derapo! Ne vero mai. Perché la signorina derapava così fieramente mentre io provandoci non l'ho fatto mai? Non ho capito. Sì, ma chi se ne frega? Sto dando le piste io. No! Ecco, fa circa. Ho sprecato tutto il mio vantaggio, ma ne valeva la pena. Ne valeva la pena. Ho vinciuto. Wow! Wow, e vai! Mi hanno lisciato, ragazzi. Non mi ha colpito nessuno. Guarda quello. Una grande vittoria per gli sfavoriti, amico mio. Te lo dicevo che Oakland poteva farcela. Avevi completamente ragione, Marcus. È stato un piacere averti con noi. Ci vediamo, Taylor. Saluti, Taylor. È stato bellissimo. Ho vinciuto. Grazie, sono il campione dei campioni, grazie. Mi hanno dato un trofeo nero. Manco dovessi creparci male, mi hanno dato un trofeo nero. Dai, ma è orribile. Ma era nero. Sono forte, yes. Nuovo veicolo aggiunto all'auto richiesta. Ah, perché posso richiedere veicoli? Da quando questa cosa? Da quando questa cosa, scusatemi? Ah, forse devo scaricare l'app? Ma tantissimo, 5 dollari sono niente! Dov'è? Dove me l'ha messo? Ah, devo andare sul punto, forse? Provo ad andare sulla strada, fermi tutti. No, sta cosa, prima di chiudere il video, sta cosa voglio capire come funziona. Che mi sbatto sempre per trovarmi un veicolo. E la signora passeggia. Ma da quando io ero sopra un ponte? Scusate. Bello vedere che non mi uccide nessuno se non le cadute mortali. Va bene, però siamo scesi dal ponte. La cosa positiva è questa. Vediamo un po'. Ma non me ne frega della missione. Vabbè, spiegatemi come funziona sta richiesta di auto. Perché io non ho mica capito. Cioè, mi dice che posso far chiamare le auto, ma non me le manda. Non mi dà la possibilità di scegliere, non me le manda, quindi boh, va bene. Chi è il vandalo del Golden Gate? Su internet si dice sia un membro del gruppo di hacker DedSec, ma non abbiamo conferme. Cosa ne pensate del nuovo aspetto del ponte? Scriveteci su Invite, leggeremo i commenti in diretta fra poco. Io vi giuro che se in gioco incontro questa signorina, prendo una trombetta da stadio e gliela infilo in un orecchio, per essere gentile, e suono tutto il giorno. Poi voglio vedere, dannata. E adesso facciamo un incidente, basta. Allora ragazzi, io per oggi mi fermerei qui. Ho come al solito il mio video di 1 ora e mezza e non so bene quanto taglierò e quanto lungo verrà alla fine il video, perché questo gioco si taglia parecchio, si perde molto tempo soprattutto negli spostamenti, anche con i teletrasporti rapidi si perde molto tempo. Guarda, c'è un cagnetto. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi un like al video, di iscrivervi al canale e vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti!